è stata confermata la squalifica di 4 anni per il tennista italiano Stefano Battaglino, risultato positivo al Clostebol, lo stesso steroide anabolizzante rilevato nei test di Sinner durante il torneo di Indian Wells nel marzo scorso. Mentre Sinner è stato assolto dalle accuse di doping, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha respinto il ricorso di Battaglino, mantenendo la sospensione imposta nell'ottobre 2023 dal Tennis Anti-Doping Program. Nel frattempo, la tennista russa Daria Kasatkina, attualmente tredicesima nel ranking mondiale, ha sollevato dubbi non solo sul caso Sinner, ma sull'intero sistema antidoping in Italia. «Il mio allenatore è italiano e conosce altri episodi simili di cui non siamo informati», ha dichiarato Kasatkina, facendo riferimento a due altri atleti italiani, un uomo e una donna, trovati positivi alla stessa sostanza. Il caso di Sinner è ormai noto, è risultato positivo a due test durante il torneo ATP 1000 di Indian Wells nel marzo 2024. La sua difesa si è basata sul fatto che un fisioterapista, mentre trattava una ferita alla mano con una crema contenente Clostebol, lo aveva massaggiato senza indossare guanti. L'agenzia indipendente Sport Resolutions ha accettato questa spiegazione, ma l'Agenzia Mondiale Antidoping ha assunto il caso e ha ancora 12 giorni per presentare un ricorso al TAS di Losanna. Battaglino, che aveva raggiunto la posizione numero 760 del ranking ATP nel luglio 2022, è stato trovato positivo durante un torneo nel settembre dello stesso anno. Dopo la squalifica imposta dall'International Tennis Integrity Agency nell'ottobre 2023, Battaglino ha sostenuto che la contaminazione fosse dovuta a un massaggio ricevuto da un fisioterapista durante un torneo in Marocco nel 2022. Tuttavia, l'avvocato del giocatore non è riuscito a rintracciare il professionista per confermare questa versione dei fatti. Il TAS ha quindi stabilito che il tennista non è stato in grado di provare l'origine della sostanza nel suo corpo e che le sue spiegazioni per giustificare un'assunzione accidentale erano chiaramente insufficienti. La squalifica di 4 anni sarà valida dal 1 febbraio 2023 al 31 gennaio 2027. Le dichiarazioni di Daria Kasatkina si inseriscono in un dibattito più ampio sulla giustizia sportiva e le differenze di trattamento. Sinner ha accesso ai migliori avvocati, persone che risolveranno tutto, ha osservato la tennista russa, evidenziando come le risorse finanziarie possano fare la differenza nei casi di doping. Secondo Kasatkina, atleti di livello inferiore, con minori risorse economiche, non avrebbero le stesse possibilità di difendersi efficacemente e rischiano squalifiche che invece possono essere evitate da tennisti più affermati. Un'altra questione riguarda la conoscenza dell'origine del Clostebol. Chissà come è avvenuta la contaminazione e ha maggiori possibilità di difendersi con successo. Kasatkina ha spiegato che nei due casi di tennisti senza nome di cui ha parlato, uno dei due non sarebbe riuscito a fornire prove sufficienti per evitare la squalifica, mentre l'altro, consapevole dell'origine della contaminazione, avrebbe avuto la possibilità di dimostrare la sua innocenza entro i termini previsti. Infine, Kasatkina ha espresso perplessità riguardo al continuo riscontro di casi simili in Italia, sottolineando: «Non capisco perché in Italia continuino a essere trovati positivi alla stessa sostanza. Farsi scoprire così è davvero stupido». Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.